In Calabria ora, a sciare vista mare sul Pollino. Salendo dai boschi di Gambari ad Aspromonte, il panorama spazia dallo stretto di Messina all'arcipelago delle Eolie fino all'Etna. Una stagione particolare, in cui comunque l'afflusso di turisti non è mancato in questa località che punta a confermarsi sempre più come comprensorio sciistico del centro-sud. Marco Furina. Veramente uno spettacolo, uno rischia di cadere perché guarda il panorama. Stupenda, stupenda, le due piste, entrambe vedono il mare. Vista eccezionale, avere queste piste a mezz'ora dalla città è veramente uno spettacolo. La magia dell'Aspromonte, sciare tuffandosi nel blu, il fiordo mediterraneo dello stretto, la Sicilia, l'arcipelago delle Eolie, il viaggio di Ulisse e la montagna incantata, la bellezza mozzafiato di un contrasto unico al mondo. Vedere tuffarsi nel mare da 1800 metri, vedere le Eolie, vedere l'Etna, penso che non abbia uguali al mondo. Anzi, devo dire che l'altro giorno sono venuti dei turisti da Bergamo, mi hanno chiamato che erano entusiasti, ma non solo della bellezza, loro mi parlavano anche della tecnicità delle nostre piste. Abbiamo tutte le tipologie di piste, molto impegnative, la pista nera che è abbastanza impegnativa, una bella pista, la rossa anche, omologata anche per vari livelli per gare di coppa, pista azzurra, altre due piste rosse. Magnifica pista, come l'ambiente naturale che attraversa 2 chilometri di tracciato da cui si gode una vista spettacolare. Non solo piste, l'incanto di un territorio unico, trekking, ciaspole, sci escursionismo per scoprire i boschi del Parco Nazionale, un patrimonio di biodiversità tutelato anche dall'UNESCO. Monte, Gambaria in particolare, tutta la zona alta è assolutamente perfetta per fare questo tipo di attività. È una cosa che non ti aspetti al centro del Mediterraneo, trovare 1,5 metri di neve e quote di questo tipo. Vicino alla natura, senza nessun tipo di pianto di salita, nessun rumore di motori a scoppio e altre situazioni tecnologiche. Non si può descrivere. È una cosa, è un regalo della nostra Calabria, è bellissimo. Non è un gelato, non è un gelato, anche se gli assomiglia. Questo è un altro degli sport che si può fare in alternativa alle piste, queste sono le cosiddette pelli di foca per lo sci alpinismo. Che cosa servono? Questi servono per poter affrontare camminando dei pendii considerevoli. In altre parole, servono a far sì che non si scivoli indietro. Assolutamente sì. Tra il bianco della neve e il blu del mare, la meraviglia di un sud che aspira a lasciarsi alle spalle stereotipi e ritardi.